Ma il nostro festival volutamente inizia con una riscoperta, perché Fondazione Pergolesi Spontini ha come cuore pulsante il fatto che riscopre opere di Pergolesi e di Spontini, che continuiamo a farlo, ma quest'anno abbiamo deciso di riscoprire una piccola opera che è un gioiellino, una storia d'amore, una fiaba del XII secolo scritta nel 1938 da Mario Castelnuovo Tedesco, ed è una fiaba per tutti, una musica bellissima, una storia d'amore che inizia male e finisce come deve essere bene, e che ci introduce su quelli che saranno tutti i significati di questo festival, il bisogno che abbiamo di fiaba, di favola, di storie per parlare e raccontare del nostro futuro e pensare tutti assieme all'infinito. Il festival di quest'anno vorrei fosse un festival per tutti, l'abbiamo pensato con tanti eventi diversi, dal jazz al pop, alla classica, al barocco, alla musica elettronica. È un festival che vuole riavvicinarsi alla città, farsi conoscere e dare in questo mese di settembre, in cui si ritorna al lavoro, dei luoghi e dei momenti ancora di evasione, come a dire, l'estate non è finita, ma soprattutto la voglia di bellezza non deve mai finire. Maestro, una battuta, un festival dunque non per molti ma per tutti, si può dire così? Sì, il nostro è un festival che tenta di unire eventi diversi, tutti fatti con una certa grazia, potrei dire, tentate di organizzare con cura, ecco, quindi con la passione per il bello che contraddistingue la nostra fondazione. Certo, eventi per tutti, perché la musica, quella bella, non ha confini, non ci sono confini di linguaggio ed è sempre per tutti. Occasione Nicoletta è un'opera, è un'operina molto bella, e chi verrà a vederla capirà.